Sotto la neve a Savigliano incontriamo altri due ex campioni del calcio italiano che non vogliono smettere, Diego Fuserlo e Gianluigi Lentini. Sono molto molto amici, questo loro ne fa anche una loro forza, perché loro comunque sia, dove va uno va l'altro a giocare. Con Diego siamo cresciuti nelle giovanili del Torino all'età di circa 11-12 anni. Non siamo mai riusciti a giocare assieme in una squadra professionistica se non all'inizio con il Torino. Poi a fine carriera ovviamente avevamo ancora voglia di giocare. Un nostro amico giocava in una società vicino dove abitavo io, che è Canelli, e allora praticamente ha prima invogliato Gigi a giocare, poi siccome dovevano per forza passare vicino a casa mia, quando c'era allenamento passavano da me e mi dicevano dai vieni con noi di qua di là. Io all'inizio ho desistito, però poi alla fine per amicizia diciamo che abbiamo iniziato questa avventura. Lui da solo non farebbe niente e io anche. In due uno fa forza all'altro, uno fa coraggio all'altro e riusciamo a fare delle cose comunque importanti. Abbiamo pensato di continuare a giocare anche in queste categorie che sono ben diverse da quelle che giocavamo prima, però ci divertiamo, speriamo di trasmettere qualcosa a quelli che ci vengono a guardare. Tutto lì. Le partite che facevi la domenica, le platee erano completamente diverse, però se non altro il terreno di gioco nei campi di allenamento e nei giovanili erano quelli. Quando c'è comunque tanto pubblico l'adrenalina comunque sale, perché giocare di fronte a tantissima gente è inutile che non stare ti dà la carica. Giocare di fronte a 500 persone, 1000 persone è tutto diverso, quindi devo dire che ho affrontato tutto in un'altra maniera, nella giusta maniera come deve essere. E adesso è rimasta solo più quella, la passione, non ci sono più pressioni, non ci sono più soldi, non c'è più niente di quello che ti ha accompagnato per tutto il professionismo. È restato soltanto il vero e proprio amore per quello sport. Io penso che il calcio sia lo sport, almeno per me, più bello del mondo, quindi finché il fisico tiene io andrò avanti. Penso che il giorno che non riuscirò più a fare buone prestazioni sarà arrivato il momento di smettere e di fare altro. Ma per il momento è ovvio che gli avversari non sono più quelli di prima, anche per questo riesco a fare la mia discreta figura.